nel frattempo, quindi vediamo che cosa pensa di te in questo momento. Che cosa pensa di te in questo momento? Scegli il testimone, scegli o il Buddha, o la piramide, o la stele. Quindi partiamo da chi ha scelto il Buddha. Che cosa pensa di te in questo momento? Mettete un like e spolliciate. Scegliamo perché ha scelto il Buddha. Che cosa pensa di te in questo momento? Vediamo i tarocchi dell'amore. Quindi una lettura dell'amore. Quindi pensa a una persona che ti interessa. Pensa a una persona con la quale sei coinvolta. E però magari non hai la sicurezza di cosa questa persona sta pensando di te. Se è coinvolta a sua volta, oppure non gliene frega un Kaiser. Mettete nel frattempo un like che è gratis. Chi volesse fare una donazione al canale, basta che va sotto il video e clicca sul tastino super grazie. Salutiamo Alessandra e Simone. Chi invece volesse, oppure potete cliccare sul dollarino nella chat. Chi invece volesse usufruire dei vantaggi degli abbonamenti, basta che va nella homepage, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisce. Mettete un like, però che almeno quello è gratis, almeno un like mettetelo se non volete fare altro. Allora, e vediamo quindi quali sono le situazioni, se non potete permettervi magari di spendere un euro, perché poi c'è anche chi magari non si può permettere di spendere un euro per fare una donazione. E vediamo, quindi partiamo, ricordiamo che sto scegliendo il Buddha, è la prima stesa del Buddha. Che cosa pensa di te in questo momento? Usiamo prima gli arcani maggiori dei tarocchi e poi useremo altre carte. Vediamo, allora, tagliamo e andiamo a vedere, scegliendo le prime tre carte, che cosa pensa di te in questo momento? Oh, abbiamo la temperanza, l'imperatrice al contrario e la luna. Allora, sicuramente è una persona torbida, è una persona che non ti sta dicendo la verità. C'è un'altra donna di mezzo, una donna matura, se tu sei una donna c'è sicuramente un antagonista, una donna matura. Una donna probabilmente più ricca di te, una donna che ha. Se sei un uomo, invece, questa persona che ti sta mentendo è una donna matura, una donna benestante. Tu stai aspettando, diciamo, no? Stai aspettando che accadano delle cose. Talvolta la pazienza potrebbe essere mal riposta, talvolta la pazienza potrebbe essere anche riposta negativamente. Ma cerchiamo di capire qualcosina di più utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, cosa sta pensando questa persona di te in questo momento. Ricordo che chi volesse iscriversi al canale può farlo e chi si vuole abbonare pure, però mettete un like perché così fate girare il video. E chi ovviamente vuole fare un abbonamento può farlo, costa un euro, anche una donazione. Chi non può permettersi un euro, però almeno metta like che è gratis. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Tagliamo, scegliamo anche qua tre carte, le prime tre carte, vediamo un attimino. Oh, bene, bene, che abbiamo? Che abbiamo? Abbiamo il Papa, la Regina di Coppe e il Due di Denari. Allora, diciamo questo, che è sicuramente una persona che in questo momento ti vede come un punto di riferimento, prova anche dei sentimenti per te, però essendo una persona molto materialista, ha bisogno. Probabilmente non ti vede come una donna solida a sufficienza, come una donna o come un uomo solida a sufficienza da un punto di vista economico-finanziario, per cui sta optando, diciamo, per passare a un'altra persona, quindi non dico che ti lascerà a breve,
però sta valutando un'altra persona che probabilmente giudica più solida di te da un punto di vista proprio materialistico, comunque economico, finanziario. Quindi è una persona che ha questo tipo di visione della vita. Il tuo antagonista o la tua antagonista è una persona che ha, diciamo, è più benestante di te e quindi in qualche modo potrebbe avere la meglio su di te. Vediamo ancora cosa ci dicono i tarocchi Zen, i tarocchi Zen di Osho, che danno sempre indicazioni molto utili, i nostri tarocchi Zen di Osho. Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale e attiva la campanella perché così riceverai anche la notifica del mio video. Vediamo cosa ci dicono anche qua i tarocchi Zen di Osho e vediamo cosa sta pensando di te in questo momento. Tagliamo. Diciamo che è una persona comunque molto materialista e che, insomma, viene fuori di nuovo. Ha un po' di senso di colpa dovuto al fatto che probabilmente ti ha tradito o tradita o sta pensando di lasciarti o sta pensando sicuramente ti vede anche come una persona di riferimento, come una persona matura. La mancanza è proprio su quel piano, sul piano economico-finanziario, per cui probabilmente pensa che non sei una donna o un uomo abbastanza solido da questo punto di vista e quindi sta vivendo anche un po' di sensi di colpa per quello che sta pensando. Comunque cerca di manifestare più solidità, di manifestare più stabilità, perché altrimenti sarà facile che questa persona presto prenda altri lidi, prenda altre strade e ti lasci fondamentalmente. Diciamo che questo è il concetto. Questo per quanto riguarda la prima stesa, che è la stesa del Buddha. Passiamo alla seconda stesa, perché ha scelto la piramide. Perché ha scelto la piramide, cosa sta pensando di te in questo momento? Perché ha scelto la piramide. Cosa sta pensando di te in questo momento? Vediamo perché ha scelto la piramide. Quindi partiamo sempre con gli arcani maggiori e vediamo cosa sta pensando di te in questo momento perché ha scelto la piramide. Le persone che hanno scelto la piramide, cosa sta pensando di te in questo momento? Vediamo le persone che hanno scelto la piramide. Cosa sta pensando di te in questo momento perché ha scelto la piramide? Tagliamo e andiamo a vedere, vediamo che ci dicono le prime tre carte. Oh, abbiamo la ruota della fortuna, il papa al contrario e il matto. Allora, è una persona che, diciamo, pensa di essere comunque, la ruota della fortuna è anche un po' la scelta tra le cose buone e le cose negative. Quindi ti vede tutto sommato come una persona con la quale gli piace essere relazionato, però purtroppo ti vede anche un po' come una persona instabile emotivamente, come una persona, questo non lo so se è vero, se tu sei una persona emotivamente instabile, una persona che non è solida, diciamo, no? Da un punto di vista emozionale. Ecco, questo è quello che più o meno sta pensando di te. Anche se tutto sommato è contento o contenta di essere relazionata con te, sente questa tua fragilità e non è che è così contento, insomma, di questa fragilità che percepisce. Vediamo un attimino con i tarocchi di Marsiglia. Ricordo che i tarocchi di Marsiglia sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese, li usava anche Carl Gustav Jung e li usava anche il grande Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Nel frattempo mettete un like, non vi costa nulla, mettere un like gratis, basta che cliccate sul pollice in su, mettete un like perché fate girare il video. Ovviamente se vi va di far girare il video è gratis e qui non vi costa nulla, mentre chi invece volesse usufruire dei vantaggi degli abbonamenti si può abbonare anche al costo di 1 euro, quindi chi non se lo può permettere, però metta almeno un like. Vediamo, vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia.
Abbiamo la regina, l'imperatrice, l'eremita e l'appeso. Allora, l'appeso, allora, ci sta dicendo che questa persona ha una buona visione di te da un punto di vista della solidità materiale, ti vedo un po' troppo introversa, ti vedo un po' troppo chiusa, ti vedo un po' troppo focalizzata sulla tua esistenza e diciamo non eccessivamente, cioè non una persona in grado di interagire al meglio all'esterno, ad esempio per quanto riguarda le amicizie, per quanto riguarda queste situazioni, ti vede, immagino, un po' bloccata, un po' ti vede un poco, diciamo, in grado di scarsamente in grado di interagire con gli altri e questo gli dà fastidio. Ecco, quello è il fastidio che prova per te, perché ti vede come una persona un po' chiusa che non si apre. Quindi questa la soluzione potrebbe essere quella di aprirsi un po' di più per avere una relazione un po' più stabile, diciamo, con questa persona e creare un maggior feeling. Vediamo ancora per quanto riguarda i tarocchi Zen. Cosa ci dicono i tarocchi Zen? Allora, tagliamo, vediamo che ci dicono i tarocchi Zen. Salutiamo anche Gina, salutiamo anche la nostra Adriana Paratore. Adriana Paratore, culti abusanti, iscrivetevi. Vediamo che ci dicono i tarocchi Zen. Allora, i tarocchi Zen ci dicono: allora, questo è un gioco politico, quindi questa persona fai attenzione perché vedi che usa una maschera e questa maschera potrebbe essere qualcosa che in qualche modo, quindi non ti fidare troppo, è una persona che sta avviando un suo processo di cambiamento e probabilmente se tu pensavi a una relazione, è molto meglio rimandare. È molto meglio rimandare perché di fatto non è una persona così affidabile come apparentemente vuol sembrare. Insomma, quindi questi sono i suggerimenti perché i tarocchi Zen di Osho tendono a dare suggerimenti. Quindi fai attenzione perché questa persona potrebbe manifestarsi in un modo, ma essere in un modo diverso, quindi fai attenzione se pensavi di intraprendere una strada, una relazione più importante, è meglio rimandare e cercare di approfondire un po' di più questa conoscenza. Bene, per questo era per quanto riguarda la stesa della piramide. E passiamo, intanto mettete un like che non vi costa nulla, il like è gratuito. Basta cliccare sul like e facciamo girare il video su YouTube perché l'algoritmo di YouTube percepisce i like, quindi mettere uno spolliciato in su non vi costa assolutamente nulla e diciamo, e fa girare il video. Chi volesse poi fare una donazione al canale può farla, ma chi anche non può permettersi l'euro da donare può comunque mettere un like, anche se non ti puoi permettere di spendere un euro, il like è gratis. Allora, vediamo la terza stesa perché ha scelto la stele di quarzo rosa, perché ha scelto la stele di quarzo rosa, vediamo cosa ci dice, cosa sta pensando questa persona di te in questo momento, cosa sta pensando questa persona di te in questo momento sono tarocchi dell'amore, quindi da un punto di vista sentimentale e affettivo. Partiamo con i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Andiamo a vedere cosa sta pensando di te questa persona in questo momento. Partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Intanto risaluto culti abusanti Gina, Simone e Alessandra. Vediamo cosa sta pensando di te questa persona in questo momento. Tagliamo e andiamo a vedere le prime tre carte che ci dicono. Allora, abbiamo allora, l'innamorato dritto che si rappresenta la scelta, quindi questa persona sta scegliendo tra te un'altra e il diavolo è una persona molto abbastanza manipolativa, interessata soprattutto agli aspetti sessuali e comunque molto manipolativa e cercherà di controllare un po' la tua vita
e ti procurerà dei fastidi, diciamo così. Però la scelta è uscito l'innamorato, vedete che nell'innamorato c'è sempre una triade, quindi è, diciamo che sta giostrando tra te e un'altra persona, però diciamo quest'altra persona, questo antagonista non verrà scelto. Ricordiamo che una volta nei tempi antichi la lama dell'innamorato si chiamava proprio la scelta, perché è una persona che doveva scegliere tra due. Vedete che c'è questo giovanotto, questo che deve scegliere tra due donne, quindi dovrà scegliere quale. Però è un'uscita dritta, quindi è a favore di te che senti questo. Però trattasi comunque di persona, salutiamo Sericcia. Trattasi comunque di persona manipolativa, di persona che è interessata alla sfera sessuale e che comunque la relazione con questa persona ti procurerà dei fastidi, tipo, non fastidi elevati, perché l'appeso è appeso per i piedi, non è appeso per il collo, il che significa che i fastidi ci saranno, ma non saranno insormontabili, però saranno sempre fastidi, insomma, sarà sempre una relazione un po', come dire, incasinata da quel punto di vista. E cerchiamo di capire ancora qualcosa in più con i tarocchi di Marsiglia, con i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa sta pensando di te questa persona in questo momento. Quindi sta pensando, scelgo te, ma mi mantengo anche alla relazione con l'altra persona, comunque. Questo è un po' il dato di fatto, no? Cioè la scelta è una scelta verso di te, ma che comunque c'è sempre un'altra di mezzo, c'è sempre un altro di mezzo, e questo devi tenerlo presente, è un fatto reale, un fatto naturale. Vediamo, vediamo. Quindi anche i tarocchi di Marsiglia, tagliamo, scegliamo le prime tre carte. Vediamo che ci dicono. Oh, abbiamo di nuovo l'appeso. Guardate, su due mazzi diversi sono uscite le stesse carte. Quindi sarà una relazione che ti darà fastidio, l'imperatrice e poi il 4 di spade che rappresenta un po' l'effimero. Quindi è una relazione che sarà una relazione abbastanza effimera, non sarà una relazione diciamo solida, anche se tu sei una donna solida, non sei più giovanissima, ma sei solida come persona, però questo non sarà la relazione della tua vita, insomma, non sarà sicuramente una relazione che può durare più di tanto. Mettete un like che non vi costa nulla, mentre voi mettete un like, io vado a vedere. Cosa ci dicono ancora i tarocchi Zen? Che ci dicono ancora i tarocchi Zen di Osho? Quindi vediamo un po' che pensa questa persona di te. Mentre salutiamo Sericcia. Sei riccia o non sei riccia? Non sappiamo se è riccia o meno. La nostra Sericcia sarà riccia. Va bene. Secondo me è pazza e quindi non è pazza. Ogni donna riccia, ogni riccio un capriccio. Come dicevo, ogni riccio un capriccio. Bene, vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Che consigli ti danno i tarocchi Zen di Osho? Prendiamo sempre le prime tre carte. Solitudine, mizzica. Aggrapparsi al passato e armonia. Quindi qua la situazione è complicata perché è una persona che comunque ti farà sentire sola, non ti darà quello che tu vorrai. Ha ancora in testa qualcuno nel passato, anche se abbiamo visto che farà la scelta nei tuoi confronti, però di fatto c'è ancora in testa qualcuno nel suo passato. Da prendere in considerazione e potrai vivere una relazione armonica con questa persona, questo non è detto, però insomma sicuramente non sarà la relazione della tua vita, non sarà la persona con
con la quale potrai costruire qualcosa di importante. Sarà probabilmente una relazione transitoria, sarà probabilmente una relazione che lascerà poi alla fine un po' il tempo che trova, diciamo, non ti porterà grandi benefici, insomma, questo tipo di relazione. Vediamo, giusto per concludere, ancora alcune estrazioni. Un'estrazione utilizzando anche gli oracoli. Vediamo anche con gli oracoli quali sono, qual è un'altra possibilità usando anche gli oracoli dei registri akashici, i tarocchi sul lavoro. Beh, sì, farò, ma perché vengono seguiti di meno? Diciamo che il problema dei tarocchi del lavoro è che li ho fatti qualche volta. E non se li filano in tanti, se li filano in pochi. Tutti vogliono sapere sull'amore, ma sembrerebbe che del lavoro non gliene frega un cazzo a nessuno. Allora, vediamo un attimino che ci dicono. Allora, sicuramente il tuo obiettivo è quello di crearti comunque una famiglia. Ecco, quindi questo devi un po' valutarlo, perché il concetto è un po' quello della famiglia. Hai quest'idea, questa persona qua ha un debito karmico comunque pesante e difficilmente potrà darti la famiglia che tu desideri. Dovresti affidarti un attimino. Dovresti affidarti un attimino alle tue, come dire, sensazioni profonde. Questa è la chiaroveggenza, ognuno di noi ha delle sensazioni, ognuno di noi ha delle intuizioni e quindi dentro di te ci sono comunque le risposte, ci sono comunque le potenzialità per, diciamo, ottenere dei risultati, diciamo. Questo è un po' il concetto di fondo. E questo è per queste stese. Ovviamente non è che dovete comunque valutare in entrambe le stese, in tutte e tre le stese, non è venuto fuori il grande amore, non è venuto fuori che questa persona pensa di te come la donna o l'uomo della sua vita. Ci sono sempre degli intoppi, insomma, nella seconda, gli intoppi nella seconda stesa, quella della piramide, probabilmente sono un po' più grossi.